Lara dal Canto con la canotta di Bergamo. Come ti stai trovando in questo torneo, reduce da una partita intensissima contro Urbino? Sì, sicuramente Urbino era una delle squadre più quotate del torneo, quindi per noi aver vinto 2-1, una partita lottatissima con condizioni climatiche non delle migliori, è stata una gran soddisfazione. Per me soprattutto perché io vengo dal 2x2 e quest'anno purtroppo per varie situazioni non sono riuscita a parteciparne al campionato italiano del 2x2 e quindi per me è un'esperienza nuova e spero di poter far bene, è una bella esperienza, mi sto divertendo tantissimo, l'ambiente è favoloso e quindi spero di continuare così. Il rapporto con la sabbia, cos'è per te il beach volley, che cosa rappresenta? Beh, sicuramente è una passione che per me è nata un po' di anni fa e è difficile staccarci, sì. È un'altra cosa rispetto all'indoor, però sicuramente dà delle grandi soddisfazioni, forse anche più personali rispetto a durante il campionato quando giochi con un gruppo di persone più numeroso, quindi è una bella soddisfazione. Partita dentro fuori, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Ciao. Sara Loda con la canotta di Ornavasso, una delle poche partecipanti che veste la stessa maglia dell'indoor. Con orgoglio, visto che avete conquistato la Serie 1, un ricordo lontano, però immagino che ancora ci ripensate. Sì, siamo ancora entusiastissime di quanto fatto. E poi mi piaceva l'idea di rifarlo il beach, perché l'anno scorso è stato bello, divertente soprattutto per noi che non avevamo mai fatto. E allora abbiamo deciso di riprovarci anche quest'anno, magari, speriamo. Dall'anno scorso a quest'anno sono successe tante cose e ti abbiamo visto comunque crescere tantissimo in campo. In che cosa hai guadagnato secondo te in questo campionato strepitoso che avete fatto? Sono molto soddisfatta perché mi è stata data molta fiducia e quindi ho avuto la possibilità di poter esprimermi al meglio in tutte le mie capacità. Credo di essere migliorata in ricezione, che era il mio punto debole, e frutto di tanta tecnica durante tutto l'anno, però sono molto contenta. Un saluto a chi vuoi tu. Ciao a tutti, ciao Ornavasso!